Anche per noi che siamo abituati a raccontare spesso storie tristi e tragiche, non è sempre facile trovare le parole. Le parole sono importanti, preziose, come lo era la vita di Vittorio Salvati, che un infarto ha strappato via in una fredda notte a Torino. Una notte che doveva essere di festa e si è trasformata in tragedia, lasciando tutti più soli. Il piccolo Gerardo, i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro e tutti quelli che con lui avevano diviso un pezzo di strada. 43 anni non sono neanche mezza vita, la vita di Vittorio era piena di tante piccole e grandi cose. Prima di tutto l'amore sconfinato per Gerardo, che Vittorio seguiva sempre con il suo fare discreto e presente, dimostrando di essere un padre attento ma giusto, tant'è che era diventato un vero punto di riferimento per tutti i genitori e gli allenatori della scuola calcio Dario Rocco. E poi il suo lavoro da commercialista, la grande passione per l'Avellino e per la Juve, le giornate trascorse con le persone che amava, i viaggi, le cene, le sere passate a parlare, scherzare, guardarsi negli occhi, confrontarsi lontani da un cellulare. I suoi amici più cari descrivono Vittorio Salvati come un gigante buono, un uomo dotato di sentimenti nobili, di amore per il prossimo, capace solo di amicizie fraterne e sincere, pronto ad offrire un'accoglienza cordiale per tutti, pronto ad una parola di conforto e mai di giudizio. Non sappiamo se abbiamo trovato le parole giuste per spiegare chi fosse Vittorio. Di certo ci dispiace di non aver potuto condividere un pezzo di strada con lui. Conoscerlo ci avrebbe senz'altro arricchito e reso migliori. La vita, che cos'è?